dal cielo alimenti nei nostri cuori l'amore per tutto ciò che è vero, buono e giusto. Preghiamo. Perché la condivisione dell'unico pane e dell'unico calice sia segno efficace della nostra solidarietà e fraterna comunione nella vita di ogni giorno. Preghiamo. Preghiamo anche per i fidanzati che in questi giorni hanno vissuto un matrimonio, hanno unito la loro vita, perché sia un riflesso anche per noi dell'amore del Padre. Preghiamo allora per Alberto e Annalisa, per Filippo e Roberto. Preghiamo poi per tutti i nostri amati defunti, in particolare preghiamo per i defunti di questa settimana, Toscano Biagio, Veglia Valda, Mendasti Roberto, Mazzone e Enrico. Preghiamo. O Padre, accogli tutte queste nostre preghiere ed esaudiscile nella tua misericordia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Santifica, o Dio, i doni che ti presentiamo e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita, in unione alla vittima spirituale, il tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gradito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e autore della vita, perché in questo giorno di festa ci hai chiamati nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto, noi loderemo senza fine la tua misericordia. Questa gioiosa speranza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua dolore. Corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Celebrando il memoriale della morte e ricordo.